Buonasera, benvenuti all'appuntamento con la comunicazione economica di Confindustria Chieti Pescara, Rete 8. Nella puntata odierna torniamo a parlare di un argomento molto importante, vale a dire le politiche attive del lavoro, una definizione che racchiude l'insieme di misure istituzionali tese all'inserimento lavorativo e alla creazione di occupazione. Qual è lo stato attuale delle politiche attive del lavoro? Che cosa accade dal punto di vista del PNRR in relazione a questo tema e ancora la formazione e quanto incide in tutte queste dinamiche? Risponderemo a questi quesiti insieme agli ospiti che sto per presentarvi qui in studio. Do il benvenuto a Eni Hoxha, che è componente del tavolo tecnico di politiche attive del lavoro di Confindustria Chieti Pescara e coordinatore ad Eco Inclusion. Buonasera. Buonasera. Ancora in studio abbiamo il dottor Gianluca Dinu, che è funzionario dell'area lavoro e sindacale di Confindustria Chieti Pescara. Buonasera. Buonasera. In collegamento vado da Giovanni Bocchieri, che è coordinatore del nucleo PNRR Stato-Regioni del Dipartimento Affari Regionali e Autonomie, Presidenza del Consiglio dei Ministri. Buonasera. Buonasera a voi. Bene, questi sono i nostri ospiti e io mi ricollego con la nostra introduzione in cui parlavamo di PNRR e vado dal nostro ospite in collegamento per capire esattamente se può essere considerato appunto un toccasana il PNRR appunto rapporto con le politiche attive del lavoro e in maniera un po' più allargata. Che cosa ci può dire relativamente a questo tema? A lei. Beh, il PNRR può essere un toccasana perché prevede una dotazione finanziaria di 4 miliardi e 4 che per il nostro paese è inedita, nel senso che non abbiamo mai avuto a disposizione tante risorse per costruire definitivamente un sistema di politiche attive che aiuti i lavoratori disoccupati a entrare o a rientrare nel mercato del lavoro. Quindi da questo punto di vista il PNRR rappresenta un'opportunità che non dobbiamo mancare, che non possiamo fallire, perché assieme alla spesa che riusciremo a fare da qui al 2026, noi abbiamo anche il compito di costruire definitivamente appunto il sistema delle politiche attive del lavoro. Sono le politiche attive del lavoro uno strumento che non è ancora del tutto conosciuto, soprattutto nella loro concezione. Lei ha fatto un'introduzione perfetta. Le politiche attive sono un percorso, sono un insieme di servizi, sono un paniere, io li definisco un paniere di servizi che devono essere anche adattate alle caratteristiche soggettive del disoccupato. Quindi non sono costituite da un servizio soltanto, non è rappresentato un percorso di politica attiva soltanto dall'intervento formativo. Quindi quello che è importante sottolineare e quello che è importante costruire è un insieme di servizi che partano dalla condizione soggettiva. Non tutti i disoccupati sono disoccupati allo stesso modo, nel senso che la loro difficoltà di entrare o rientrare nel mercato del lavoro dipende da diversi fattori, dipende dal titolo di studio, dipende da quanto tempo sono stati disoccupati, ancora purtroppo dal sesso. Quindi, insomma, ci sono diversi elementi che portano le politiche attive del lavoro ad essere costruite sulla base della condizione soggettiva. E quindi sulla base di questa condizione soggettiva bisogna prevedere percorsi differenziati, perché appunto non tutti possono essere trattati allo stesso modo. E infine l'ingrediente più importante di un percorso serio di politiche attive è la finalizzazione, il risultato, l'esito che alla fine del percorso si vuole conseguire, si deve conseguire. Quindi una politica attiva del lavoro che sia effettivamente efficace, partendo sempre dalla diversa condizione del disoccupato, dal mio punto di vista si deve concludere con il tentativo o anche addirittura con la vera e propria stipula di un contratto di lavoro. Per cui l'altro aspetto importante che non possiamo sottovalutare
sottovalutare nella costruzione delle politiche attive del PNRR è quello anche di considerare la finalizzazione con veri e propri contratti di lavoro. Grazie, dottor Bocchieri. Con queste considerazioni veniamo qui in studio per continuare ad approfondire questa tematica. Quindi io cedo immediatamente la parola, visto che è un tema molto composito. Passo la parola alla dottoressa Hoggia per capire esattamente a quali altri problemi rispondono le politiche attive. A lei la. Le politiche attive rispondono ad un problema molto importante, rendere i cittadini attivi nella ricerca e nell'individuazione del lavoro. Lo facciamo attraverso un percorso di orientamento e di accompagnamento al lavoro nel quale forniamo gli strumenti di base, ovvero la stesura di un CV, di un curriculum e alle competenze per affrontare un colloquio di selezione. Ovviamente accompagniamo i cittadini alla ricerca delle offerte di lavoro più adatte, li presentiamo ai nostri clienti, ma li aiutiamo soprattutto ad essere autonomi e proattivi nelle ricerche online. In un momento di scarsity, vale a dire difficoltà per le aziende a trovare i candidati giusti, abbiamo l'opportunità di mitigare quello che passa sotto il nome di mismatch. Si sente molto parlare di un mismatch, ovvero il mancato incontro tra la domanda e l'offerta per il lavoro. Il mismatch è un fenomeno che è da sempre presente, ma oggi è ancora più accentuato. Le aziende e i lavoratori non riescono ad incontrarsi, con il risultato che le aziende cercano ma non trovano quei lavoratori di cui hanno bisogno, mentre potenziali lavoratori sono disponibili ma non sanno chi li sta cercando e non hanno soprattutto le competenze soft e hard per cogliere le opportunità attualmente presenti sul mercato del lavoro. È chiaro che il nostro compito è quello di fare da raccordo tra aziende e lavoratori, provando a risolvere tanto il problema della ricerca del lavoro per i beneficiari quanto all'individuazione dei lavoratori per le aziende. In questo momento è ancora più cruciale il nostro ruolo per educare il mondo dell'impresa al significato dell'inclusion, l'inclusione sicuramente, ovvero non più soltanto come un collocamento privato dei lavoratori, ma un accompagnamento con le persone al centro che portano un valore tangibile all'azienda che li accoglie. Questo è molto interessante, questo concetto di inclusione che è diverso da semplicemente accoglimento di una richiesta di lavoro. Ci può un attimo addentrare un pochino di più in questo concetto di inclusione in maniera anche semplice, con un esempio molto veloce che però sia esaustivo di questo argomento? Allora, la parola inglesizzata, inclusion, sicuramente è una parola molto semplice, includere delle competenze o fare in modo che l'inclusione attraverso il mercato del lavoro, ciò che il mercato in qualche modo chiede, attraverso un percorso non solo di orientamento mirato, quindi la qualità dell'orientamento, ma anche della formazione, faccia sì che il mismatch della domanda lavoro-offerta in qualche modo abbia una finalità esaustiva, quindi includere attraverso un percorso mirato di orientamento specialistico qualitativo e una formazione mirata per quella vacancy che il mercato realmente chiede. Quindi stiamo sempre ragionando, come avete ascoltato e visto fino adesso, su una questione di improntare tutte le azioni a colmare questo disallineamento tra domanda e offerte. È ovvio che non è una cosa immediata e che abbiamo già ascoltato e sentito. Si tratta di un tema che ha tantissime sfaccettature, quindi all'uopo ci sono anche dei tavoli tecnici per ragionare su questi argomenti. Vengo quindi al dottor Dinu che ci parlerà del tavolo delle politiche attive del lavoro di Confindustria Chieti Pescara. A lei.
Prego, dottore. Sì, buonasera. Allora, innanzitutto grazie per l'invito e per averci chiamato qui oggi con, insomma, degli ospiti importanti per spiegare che cosa è il tavolo tecnico politiche attive di Confindustria e di Pescara e di che cosa si occupa. Allora, il tavolo tecnico delle politiche attive di Confindustria e di Pescara è un tavolo tecnico permanente e consultivo che è stato fortemente voluto dal presidente Pagliuca proprio per coinvolgere gli associati in un dialogo attorno alle politiche attive del lavoro. Il coordinatore del tavolo è il dottor Massimo Cesarino e al proprio interno si annoverano dei componenti fra cui fanno parte le agenzie per il lavoro, aziende associate, nei termini di impresa insomma più classici dell'industria, società di formazione. Ecco, questo tavolo, attorno a questo tavolo si opera, si cerca di operare una sintesi su quelle che sono le migliori opportunità legate alle politiche attive del lavoro in relazione alle esigenze del territorio, sia per quanto riguarda i termini di occupabilità e formazione, ma sia poi per quanto riguarda le esigenze delle aziende nell'avere diciamo, dei lavoratori o comunque un'assunzione utile che sia chiaramente immediatamente rispendibile all'interno dell'azienda. Il tavolo tra l'altro è anche il luogo, sta diventando il luogo dove si cerca l'incontro tra il privato e il pubblico, perché va ricordato che comunque al centro dei comuni interessi dei soggetti che interagiscono attorno alle politiche attive c'è adesso il dottor Bocchieri in collegamento che insomma, è un dirigente della presidenza del Consiglio, quindi diciamo in tra virgolette quota Stato, quindi Stato, Regioni, Centro per l'impiego e poi società di formazione o ODF come si vogliono chiamare, aziende e cittadino, c'è sempre comunque l'interesse a un corretto funzionamento del mercato del lavoro perché chiaramente porta a benessere sociale sui territori. Ecco, questo in sintesi, diciamo che cos'è il tavolo e di che cosa si occupa e quelli che sono gli scopi che persegue. Grazie per averci illustrato in sintesi questo importante organo per le politiche attive del lavoro. Ha prima chiamato in causa il dottor Bocchieri in collegamento dal quale vado per fare una riflessione su un importante evento che c'è stato qui nel nostro territorio lo scorso 20 ottobre. Si è svolto il forum delle politiche attive del lavoro di Confindustria Chieti Pescara e in quella occasione si è molto parlato di mismatch o disallineamento tra domanda e offerta e quindi è stato il vicepresidente di Confindustria Brugnoli a sottolineare appunto questo problema. Ci illustra lei, dottore, in maniera ancora più esaustiva un po' di considerazioni da fare in merito a questa tematica? Sì, ho partecipato anch'io all'evento citato e innanzitutto devo sottolineare l'importanza che possono avere, che rivestono eventi di questo tipo, così come hanno grande importanza le iniziative illustrate prima dal dottor Dino, perché le politiche attive e gli interventi nel mercato del lavoro non possono prescindere dalle imprese, quindi qualunque iniziativa venga fatta da rappresentanza, dalla rappresentanza delle imprese sono iniziative di cui i decisori politici devono tener conto, perché diversamente, quindi riprendo anche il ragionamento di prima, noi costruiamo delle strade che non portano a nulla, cioè se le politiche attive appunto sono un percorso, il percorso deve avere una meta e la meta è l'occupazione, l'occupazione si fa solo se ci sono le imprese. Quindi da questo punto di vista il convegno, il tavolo, la nostra presenza oggi qui in trasmissione confermano che Confindustria Chieti Pescara ha una grande
sollecitudine su questi temi che rivestono un'importanza cruciale. Ennio Oce prima diceva, parlava del mismatch. Noi viviamo in un momento particolarmente contraddittorio del mercato del lavoro, perché da una parte abbiamo ancora grande disoccupazione, alta disoccupazione, soprattutto giovanile, e dall'altra parte però le imprese, le agenzie per il lavoro ci restituiscono l'immagine di una difficoltà a trovare figure formate, o meglio quelle figure di cui le imprese hanno bisogno. Questo si chiama appunto mismatch, vuol dire che c'è qualcosa che non va nel nostro sistema di preparazione dei giovani al mercato del lavoro. Questo è il mismatch formativo in particolar modo, ed è quindi necessario intervenire con le politiche pubbliche, perché se le imprese hanno opportunità lavorative che non riescono a offrire perché non trovano le competenze adeguate, è una perdita, è una spesa sociale che non ci possiamo permettere. Il PNRR interviene proprio su questo punto, interviene proprio nella costruzione di percorsi di politiche attive che aiutino a qualificare o a riqualificare le competenze dei lavoratori verso le esigenze che le imprese riescono a manifestano con le loro vacanze, e investe anche 600 milioni su l'apprendistato duale, che è quell'apprendistato che consente a un giovane di studiare e lavorare contemporaneamente, perché la disoccupazione giovanile soprattutto si può giocare in anticipo. Quindi gli ingredienti per poter contrastare il mismatch sono tanti. Sicuramente è importante che tutti gli attori siano coinvolti per costruire un sistema, una rete che possa per tutti gli ambiti in cui si deve intervenire lungo la filiera istruzione, formazione e lavoro, tutti assieme si possa lavorare per il fine che è poi l'occupazione. Bene Bocchieri, lei accennava appunto al problema della formazione. La formazione si pone come un tassello assolutamente di rilievo, e con questo dato, con questo assunto, vengo qui in studio per introdurre un tema che esporrà la dottoressa Hoggia, che riguarda il programma GOL, che appunto ci spiegherà meglio lei, però è molto incentrato su questa tematica. Quindi continuiamo ad approcciare il tema: da una parte la formazione, dall'altra parte la occupabilità. Quindi a lei la parola, dottoressa. Allora, GOL, Garanzia Occupabilità Lavoratori, non è nient'altro che un'azione, una riforma per il rilancio dell'occupazione e combatte la disoccupazione. GOL ridisegna ovviamente i servizi per il lavoro, per migliorare l'inserimento lavorativo delle persone. E i dati statistici di ANPAL, che sicuramente restituiscono dall'avvio di GOL, che è partito circa nel 2022, quindi a metà anno del 2022 in quasi tutte le regioni d'Italia, i dati statistici al 30 di giugno su numeri di dati amministrativi delle persone entrate in GOL citano circa le prese in carico di circa 1.300.000 beneficiari, dove per la metà di questi disoccupati sono inseriti circa nel percorso 1, quindi reinserimento lavorativo, il 26% sul percorso 2, che è l'upskilling, il 19,8% riguarda il percorso 3, quindi il reskilling, il restante 3,7% riguarda il percorso 4, l'inclusione dei beneficiari. Dato interessante sicuramente, perché se nel 2022 lo scopo era colmare gli adempimenti amministrativi delle prese in carico, ovviamente centrato sulla presa in carico meramente per uno scopo di risultati da apportare, nel 2023 l'obiettivo è focalizzato soprattutto sui beneficiari e la formazione. La formazione è un ruolo importantissimo, deve avere l'Agenzia per il Lavoro. L'Agenzia per il Lavoro che svolge con estrema qualità l'orientamento specialistico e in qualche modo può indirizzare i beneficiari verso la formazione
perché deve colmare, per colmare quelli che sono le vacanze, soprattutto sia quelle immediate, quindi in qualche modo da cogliere, ma anche quelle attraverso una formazione da programmare per delle vacanze magari che arriveranno, che l'azienda in qualche modo nel immediato non hanno esposto, ecco. Noi tendiamo sempre nel nostro programma, chi ci conosce, ormai siamo alla quarta stagione, tendiamo a semplificare i concetti e a tradurli. E la dottoressa Hoggia ha parlato di upskilling e di reskilling, se ci vuole dare lei esattamente la definizione di questi concetti. L'upskilling è l'aggiornamento professionale, invece il reskilling è la formazione sicuramente più lunga, mirata in un riaggiornamento comunque un po' più ampio della professionalità del beneficiario. Bene, mi sembrava assolutamente doveroso a favore di una comprensione più chiara. Questo è il quadro, abbiamo capito che ci sono tanti buoni propositi e che ci sono anche delle risorse per supportare questo percorso. A livello adesso di Confindustria Chieti Pescara ci interessa sapere insieme al dottor Dinu quali sono le prospettive. A lei. Sì, innanzitutto grazie al dottor Bocchieri e alla dottoressa Oggia perché insomma hanno offerto un quadro molto chiaro e soprattutto in modo tecnico, ma anche se di facilissima e immediata comprensione di quella che è un po' la situazione odierna. Per quanto riguarda le iniziative poste in essere, diciamo, sul tavolo, sicuramente al momento si continuerà a portare avanti nel medio termine dei temi che sono di attualità importante, come il PNRR, GOL, piuttosto che la transizione digitale ed ecologica. Il come lo si farà, chiaramente questo attraverso le riunioni periodiche del tavolo, quindi dove si riuniranno i componenti che lo compongono, attraverso il forum, che era quell'evento che citava prima il dottor Bocchieri e dove insomma abbiamo avuto il piacere di ospitarlo, che si è tenuto quest'anno presso il Progress, la Fiera del Lavoro e della Formazione a Lanciano, che sono eventi molto importanti e acquisiscono anche un carattere divulgativo, perché per esempio diciamo il tema sul mismatch è stato toccato in maniera molto importante dal nostro vicepresidente nazionale, il dottor Brugnoli, che già in passato si era espresso insomma sulla situazione di mismatch importante in Italia fra le richieste delle aziende e quelli che sono i profili professionali delle risorse che sono sul mercato del lavoro. E quindi in questo senso, ecco, portare avanti il dialogo in modo assolutamente costruttivo con tutti quanti i soggetti coinvolti nelle politiche attive e poi nel mercato del lavoro, anche in un'opera, se vogliamo, di divulgazione, sensibilizzazione su alcune tematiche che, come diceva prima il dottor Bocchieri, a volte sono ancora poco note. Non si sa bene di che cosa si parla. E in ultima istanza, diciamo, nel breve periodo, il coordinatore Massimo Cesarino, ecco, proprio alla fine del forum, ha diciamo, svolto un appello incitando a diciamo, cercare di costruire, quantomeno a livello territoriale, con i player che ci sono, e quindi parliamo della regione, gli organismi di formazione, le APL e anche chiaramente le aziende o quantomeno dei rappresentanti delle aziende che abbiano ben chiare quelle che possono essere le istanze dei vari settori e dei vari territori delle province di Chieti e Pescara, un tavolo di confronto per capire cosa si può aggiustare adesso sulle misure in campo e cosa si può fare meglio per il futuro. Ecco, questo direi che è un passo importante che, se verrà fatto, diciamo, fa sì che questo tavolo consultivo, oltre a essere un tavolo dove diciamo, si elaborano idee e proposte, poi diciamo, dà a Confindustria un filtro per muoversi in modo pratico, chiaramente a tutela degli interessi delle aziende, che è lo scopo principale di Confindustria. Ecco. Bene, abbiamo visto mentre parlavano i nostri ospiti le immagini di questo importante evento che si è svolto lo scorso 20 di ottobre, quindi la regia di Andrea Di Fabio ci ha illustrato esattamente qual era
più o meno il tenore di questa importante kermesse in cui si è ragionato molto di lavoro e soprattutto di prospettive. Siccome abbiamo ancora qualche minuto a disposizione, io vorrei andare dal nostro ospite in collegamento, il dottor Bocchieri, per restare sempre lì nel discorso del convegno. Ci vuole dare il suo punto di vista? Già ci ha accennato che è stato entusiasta di aver avuto la possibilità di intervenire. Ci dà ancora un po' di feedback in merito a questo importante evento? Sì, come dicevo prima, io penso che l'evento assieme al tavolo costituiscano elementi di cui bisogna tener conto, perché appunto sono eventi di questo tipo che non hanno una funzione soltanto celebrativa, non hanno soltanto il compito di specchiarsi con il pubblico per vedere quanto si è bravi. Secondo me invece sono la composizione del tavolo, gli interventi che lo hanno qualificato, come appunto quello del vicepresidente Brugnoli e altri che ho sentito, sono tutti interventi che possono dare un contributo per costruire politiche che abbiano un senso, ma soprattutto un'efficacia. Per cui io sono convinto che sia utile mantenere questo approccio di Confindustria Chieti Pescara. Mi auguro che ci siano altre opportunità di incontro e magari la prossima volta in presenza e non soltanto con collegamento a distanza. Quindi il mio feedback è totalmente positivo e sono convinto che quanto potrà emergere dai lavori del tavolo possa essere un validissimo contributo per la revisione del programma GOL che ormai è di E si prospetta imminente, quindi insomma un plauso particolare al dottor Dino e alla Confindustria Chieti Pescara dal mio punto di vista. Grazie a lei, dottor Bocchieri, per questa considerazione che mi consente di riallacciarmi a quanto stava esponendo lei prima per venire qui in studio e fare un breve passaggio di battute con gli ospiti qui in studio, iniziando dalla dottoressa Hoggia. Lei che cosa si auspica relativamente al discorso delle politiche attive del lavoro? Che cosa per lei diventa impellente in un momento storico, tra l'altro, così come questo che stiamo attraversando? Allora, sicuramente avendo anche fatto parte e faccio parte anche del tavolo Confindustria Chieti Pescara, sicuramente secondo me, come diceva anche il dottor Bocchieri, più tavoli si fanno e più confronti, soprattutto per abbattere la disoccupazione, soprattutto per confrontarsi con le istituzioni, che comunque le regioni spesso e volentieri comunque chiedono un confronto continuo sull'andamento non solo di dati statistici, ma un confronto su come migliorare. E essendo che la politica attraverso PNRR, comunque i fondi non mancano, sfruttiamoli sempre al meglio. Quindi mi auspico che tutti facciamo un lavoro qualitativo, per quanto sarà anche quantitativo, visto anche i dati statistici che non sono pochi, che tutti insieme facciamo un ottimo lavoro per, insomma, dar valore a tutta l'Italia, ecco, tutti insieme. Quindi, dottor Dinu, immagino non possa che associarsi a quanto abbiamo ascoltato. No, io assolutamente mi associo. Adesso, diciamo, per esigenze formali abbiamo fatto finta di non conoscerci, ma ci conosciamo bene perché Eni è una componente del tavolo. No, volevo ringraziare veramente tantissimo il dottor Bocchieri per, diciamo, gli ottimi feedback o considerazioni sul tavolo e sul forum. Insomma, ci proviamo, c'è un grande lavoro dietro, soprattutto da parte di Massimo e di tutti i componenti del tavolo, poi certamente anche da parte della struttura. Diciamo da un punto di vista di risorse anche da parte dei vertici della struttura che comunque continuano a sostenerlo con una grande forza. E niente, cercheremo di portare avanti il meglio possibile quelle che sono le nostre iniziative per far sì che non rimangano soltanto parole, ma che si concretizzino in azioni diciamo il contributo di personaggi così importanti come il dottor Bocchieri o
molto, diciamo che hanno un background tecnico così grande come Eni, chiaramente possono soltanto aiutarci, ecco questo. Senz'altro, grazie mille ai nostri ospiti. Io vado dal dottor Bocchieri in collegamento per salutarlo. Grazie per il suo intervento. Buonasera. Grazie a voi. Buonasera. Qui in studio ringrazio la dottoressa Hoggia. Grazie per essere intervenuta. Grazie a voi. Buonasera. Ancora il dottor Dinu. Buonasera. In regia ringrazio Andrea Di Fabio, ovviamente un ringraziamento a tutti voi telespettatori per averci seguito. Appuntamento alla prossima settimana.